Testaccio, un breve colle sormontato da una croce, un mucchio di cocci d'anfora ammassati nei secoli dai romani antichi. Testaccio, un quartiere di Roma. Nel Medioevo qui gli animali venivano aizzati dalla plebe nelle corride. Ma vi vengono sospinti per il mercato del bestiame, per il macello. Casupole, botteghe che ricordano antichi mestieri, grotte fresche odorose di vino, si annidano e si aprono ancora ai piedi del Monte di Cocci come un tempo. Mercanti, sersali, macellai, trasportatori di carni e di bestiame si danno convegno. È un continuo incrociarsi di grida, di richiami in dialetti diversi. Si può dire che quasi tutte le regioni vi sono rappresentate. No, ma che per schiena la bestia buona non si trova mica. La mancata le domenica non ce la pulite. Vabbè, vabbè, se ci breve. Alberto! Ordinando a te. E metti in altra porta, che fa male, non fa bene. Alza, di buon mattino, Emilia la Cavallara, al suo solito posto, al caffè, inizia i suoi traffici tra una boccata di toscano e un bicchiere. I mercanti incominciano a contrattare. Qui nella vecchia Roma c'è ancora chi viene a comprare una coppia di buoi o di un cavallo come la fiera di un paese. Come nelle fiere di provincia, questo è ancora il luogo dove l'affare si conclude senza notaio e carta bollata, secondo le regole di un antico rituale di cui il mediatore è l'ufficiale. Il cavallo di vita, quello che scampa al macello prima di lasciare il mercato, viene condotto dal maniscalco ai piedi del colle. Monte Testaccio. Selvaggio far west per i bimbi del quartiere che trovano sulle sue ripide balze il terreno ideale dei loro giochi per vivere le loro infantili avventure. Monte dei Cocci, facile terreno di ricerca archeologica, offre sempre allo studioso o al cicerone che vi accompagna i turisti il piacere del ritrovamento di un frammento di anfora antica. Testaccio, un cimitero ai piedi del colle. Ultima romantica dimora di tanti amanti di Roma, giunti da contrade diverse, che qui vollero dormire il loro ultimo sonno. All'ombra di questo colle e della piramide di Caio Cesti. Cimitero un tempo riservato alla sepoltura di quegli stranieri che, secondo la legislazione dello Stato Pontificio, non potevano essere, dopo morti, inumati in terra benedetta, perché non cattolici. La prima persona di cui si ha notizia, e qui trovò l'estrema pace, fu un giovane gentiluomo inglese, studente di Oxford, di nome Langton, morto a Roma a 25 anni nel 1738. Da allora molti suoi compatrioti lo raggiunsero, famosi e oscuri. E il cimitero che si andava formando fu detto dal popolo romano il cimitero di
considerato uno dei più suggestivi del mondo e meta di visitatori di ogni paese. Tra coloro che giacciono all'ombra dei cipressi e dei pini romani, inglesi e tedeschi sono i più illustri e più numerosi, scrittori, pittori, poeti, amanti del bello e della classicità, o gentili fanciulle come Rosa Bathurst, rapita dai gorghi del Tevere in piena mentre galoppava lungo le sue sponde, non mancano però uomini e donne e fanciulli d'altre nazioni, scandinavi, americani, russi e perfino cinesi e giapponesi, tutti accomunati dalla morte e dall'amore per Roma. E ai congiunti stranieri, anche qualche italiano vi ha trovato sepoltura, come Antonio Labriola, Antonio Gramsci e Bruno Barilli, sepolto accanto alla figlia Milena, gentile pittrice. Ma le sepolture che più richiamano il visitatore di ogni paese sono quelle dei due grandi poeti inglesi dell'Ottocento, Keats e Shelley. All'avvicinarsi della morte nel 1821, il poeta Keats, che allora abitava in Piazza di Spagna, mandò il pittore Severn, suo amico, a vedere il luogo dove sarebbe stato sepolto. E sentendo che le violette, le margherite, gli anemoni crescevano fra le tombe, Keats disse all'amico che già gli pareva di sentire i fiori crescergli sopra. Qui giace uno il cui nome fu scritto sull'acqua, fece incidere sulla sua lapide il pittore Severn, che oggi gli dorme accanto. Vi è sempre un'anima gentile che lascia cadere un fiore sul marmo che chiude le ceneri del cuore dei cuori, e ogni primavera vede rifiorire sulle tombe dei poeti dell'amore e del sentimento le viole e le margherite e i teneri idilli di giovani cuori romantici. Le carni degli animali sacrificati per il nutrimento dell'uomo trovano a pochi passi dal macello una prima esaltazione gastronomica sulle mense preparate per i loro stessi sacrifici. Testaccio. Osterie dove ancora si confezionano i piatti a base di carne secondo le ricette dell'autentica vecchia cucina romanesca. Rigatoni con la pagliata, trippa alla romana, coda alla vaccinara. Il tutto annaffiato dal fresco vino dei castelli, spillato dalle botti custodite come in tanti sacrari nelle fresche cantine aperte nel mondo. Piatti popolari che dopo aver saziato a mezzogiorno la voracità dei mercanti, dei macellai e dei camionisti, la sera tentano i delicati palati dei forestieri in cerca di piatti caratteristici. Ma il sapore vero, genuino di queste pietanze plebee, più che ai frettolosi turisti dei torpedoni, si rivela a coloro che hanno il privilegio spirituale di sentire il gusto di questa città. Il monte del testaccio.